entra nel vivo a Fontane Bianche alla celebrazione della Madonna Maria Stella del Mare. Come ormai è detta la tradizione, la festa della Santa Patrona è iniziata ieri sera con un triduo di preparazione per culminare con la processione in mare del simulacro prevista per lunedì mattina. A curare l'evento è Monsignor Ignazio Sbona, amministratore parrocchiale, il quale ha avuto modo di sottolineare l'importanza che assume questo evento per la comunità di Fontane Bianche. La preparazione avviene nell'omonima chiesa, nella località balneare, ed è seguita domani sera, intorno alle 20, dal concerto dell'artista siracusano Mauro Degli Astri. Lunedì alle 10.30, con partenza dal Circolo del Giardino, è prevista la processione nella baia di Fontane Bianche del Simulacro della Madonna, che verrà posto sull'imbarcazione Anapo del gruppo Barcaioli. Come accade in queste circostanze, anche altre barche si accoderanno a quella principale per rendere ancora più interessante e vivace la processione in mare. A presiedere l'evento di lunedì è l'arcivescovo Monsignor Salvatore Pappalardo. Alle 12 ci sarà il lancio in mare della corona in onore dei caduti, che sarà effettuato dal sindaco Francesco Italia. Sempre lunedì alle 19 sarà officiata la messa solenne presieduta da Don Luigi Salonia, sacerdote novello, cui seguirà la processione del simulacro per le vie della località di Fontane Bianche.